Piacere, sono il dottor Hope e questo è il dottor Bibo. A vederli giocare con i bambini ammalati del Caritas Baby Hospital non si pensa più per un momento ai guai di queste creature. Clown, quest'arte di far ridere che è arrivata anche in Palestina, merito della Banda del Sorriso, guidata da Alessandro Puscelli, che ha portato a Betlemme un progetto per formare i locali al mestiere del comico. Tirare fuori l'energia e cercare di strappare un sorriso alla persona che ti sta davanti. Il trucco sta tutto qui. Ma non si nasce attori. Il gruppo di giovani e meno giovani si sta preparando con lunghi esercizi di improvvisazione e clownerie. Facciamo parte del progetto Terre di Toscana e strumenti per la pace. Il nostro progetto è partito dal novembre del 2007, così per una scommessa. Ho detto, perché non possiamo fare un progetto per portare il naso rosso la nostra professionalità in Terra Santa? Il progetto poi si è sviluppato, siamo riusciti a formare 12 operatori sociosanitari tra infermieri, medici, sia cristiani che musulmani, e il nostro progetto sta andando avanti per questa formazione. Rodrigo Morganti è il mattatore di questo gruppo, il primo dottor clown d'Italia impegnato con gli altri in questo tour decisamente particolare. Rodrigo cerca di tirar fuori in questi volontari il buffo che c'è in loro e le soddisfazioni alla fine sono impagabili. Mi trovo molto bene con le persone che ho trovato qua, anche se la grande difficoltà dall'Italia, dal pensare di formare la gente qua, era che tipo di gente mi troverò, che professionalità hanno, quanto teatro hanno fatto, quindi dove posso andare a spingermi. E il fatto è che incontrare queste persone mi permette anche a me di modificare e di cercare di essere il più utile possibile con loro. E alla fine mi sembra che ci stiano riuscendo e sta saltando fuori un bel dialogo. Questi medici improvvisati si aggirano tra i reparti dell'ospedale con i loro animaletti e i loro giochi per far divertire i bambini e, perché no, anche i medici. In fin dei conti, aveva ragione Chaplin quando diceva che un giorno senza sorriso è un giorno perso, ancora di più in Palestina.